siamo venuti qui a Lecco per rendere omaggio a colui che io considero il grande della letteratura italiana, di un'Italia risorgimentale, anzi pre-risorgimentale anche, ma di quell'Italia che si avvia a celebrare nel XIX secolo la sua tanto agognata riunificazione. Sto parlando di Alessandro Manzoni. Siamo nella sua villa sul lago di Como, un lago che aveva tanto amato e dal quale aveva preso in avvio la sua grande storia, la storia che narra nei Promessi Sposi. Il cortile di Villa Manzoni, con degli abiti sparsi, dei panni sparsi, perché siamo arrivati qui nel bel mezzo di una rappresentazione didattica per le scuole, per avvicinare i giovani studenti alla letteratura del Manzoni, la poetica e il romanzo, il suo grande romanzo. Mi piace pensare che questi panni sparsi in questo cortile richiamino le immagini del Lazzaretto di Milano. È un costume di una ragazza del Seicento, a fianco il costume di un nobile del Seicento e qui di un povero setaiolo, un giovane da bene. La principessa, il costume da principessa e poi un costume da conversa, un abito conventuale così come quello della madre badessa. Una villa storica, importante, dove Manzoni ebbe a concepire la Delchi e poi i personaggi dei Promessi Sposi. Il busto dell'anziano Alessandro Manzoni è collocato in quello che una volta era la cucina della villa, con accesso dal cortile esterno. E dalla cucina, da quello che era il locale cucina della villa, si accedeva a una sala che era la sala da pranzo, con una bellissima vista sul parco della villa, una vista che poteva spaziare dai piani superiori fino al lago di Como. Non ho dubbi che questo bellissimo ambiente abbia potuto suggerire al Manzoni ambientazione e personaggi in maniera assolutamente importante. Ancora una stupenda vista del parco, di quel parco che poi proseguiva con la campagna di proprietà del Manzoni. Siamo adesso all'interno di una sala decorata secondo il gusto dell'epoca e che costituiva una delle sale principali della villa del Manzoni. Immagino trascorresse qui molto tempo, in una luce anche invernale assolutamente piacevole. Lo scalone che porta al piano nobile di Villa Manzoni. Sto per andare a visitare la
Pinacoteca del Manzoni insieme a quello che è rimasto di una piccola biblioteca che era custodita in questa casa. Come vedete, elementi architettonici di pregio continuano a far vivere l'epoca manzoniana in questa villa. Dei Promessi Sposi se ne è fatto diverso uso. Questo, per esempio, è il libretto dei Promessi Sposi, melodramma in quattro atti, quindi musicato e recitato sul canovaccio proposto dal Manzoni. I Promessi Sposi sono anche un esempio, forse il primo esempio, di sfruttamento commerciale di un'opera letteraria. Come non ricordare le figurine regalo della serie appunto I Promessi Sposi, utilizzati da una marca di cioccolato, utilizzati da una marca Liebig, che ora non esiste più, ma che fece grande fortuna proprio con le figurine dedicate al grande romanzo ambientato sul lago di Como. L'ultima sala ci riserva una bella collezione di abiti, indumenti con tessuti in epoca, in visso, in lino, in seta. Notiamo una lavorazione di estrema finezza, di estrema cura nel dettaglio. Anche questa vestaglia è un capolavoro di finezza ed eleganza, e su questo aspetto di bellezza, finezza ed eleganza concludiamo la visita a Villa Manzoni.